ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Farming Simulator 17 in compagnia di Mito e Jakur. Ciao a tutti. Hola, buongiorno, hola, buongiorno. Hola. Allora ragazzi, come già vi ho detto negli ultimi gameplay di Farming, ho problemi con la connessione e anche oggi ho purtroppo i problemi con la connessione. Difatti purtroppo noterete ogni tanto che a me mi lagga. Quindi ragazzi, non ci posso far niente. Allora ragazzi, abbiamo il terreno 12 da trebbiare. Vi ricordate che Jakur aveva suggerito di trebbiarlo, cioè di metterci frumento perché non ne abbiamo più. Ci facciamo anche un po' di paglia. E poi la piccola Scorpion King, facciamo un po' di cippato. Quindi ragazzi, visto che io già ho fatto un po' di cippato, volete cominciare voi? Lì sopra trovate tutto. Ah, allora, chiaramente, Scorpion chiaramente... King ce n'è solo una. Io sono sul terreno 28 con una trebbia piccolina, con la Messi Ferguson, che raccolgo i pisellini. Boh, fai come te pare allora, va bene. E allora Giacomo, trappo... Ah, va bene, allora ti vengo a dare una mano io, tanto l'operaio qua lo posso... Io se volete, raga, posso pure trebbiare il campo giù, tranquillamente. No, ma siccome c'è ancora l'offerta per quanto riguarda il cippato, potremmo fare... Approfittiamo per fare quello, perfetto. Sì, perché comunque, insomma, non è che lo facciamo spesso. Io ho visto che già mi avete portato il trattore interista qua, quindi... Dove sei, Jakur? Che non riesco a trovare il campo. Guarda, se vieni, capiti sulla Scorpion King piccola. No, perché c'ho il camion, quindi vengo col camion. Ah, proprio sopra il 12.000. Allora, il camion devi prendere quello rosso, perché era quello che stavo utilizzando per questo motivo qua. Devi stare tranquillo. L'uomo. Sono già lì, vai tranquillo. Va bene. Ma ce la fa ad alimentare la cippatrice il mio trattore? No, no, ma quella funziona anche senza, non devi attaccare. Ah, non è come quell'altro, ho capito. No, certo. C'ha degli gnomi all'interno che muovono, che girano la manovella, sì, ho capito. Esattamente. Va bene. Perfetto, raga, così facciamo un po'. Purtroppo però questa cosa io ammito non l'ho potuta chiedere perché non abbiamo giocato insieme ultimamente. Ma sta piccola Scorpion King non riesce a tirare su il braccio, vero? E come non riesce a tirare su il braccio? Non lo tira su. Io volevo tagliare il tronco direttamente dentro la cippatrice. Ma il braccio non si alza e il coso rimane per terra. No, fermiamoci qua perché i doppi sensi mi stanno portando. Mo so io quello che parla in doppi sensi. Io volevo infilare in dentro, ma non c'ha ragione. In effetti c'ha ragione. No, cioè, se non si alza il braccio. Non si alza il cas, il braccio, non si alza. Vabbè, lasciamo perdere. Tu sei praticamente che ne sa di ste cose, vero Mito, quando non si alza? Sì, la vecchiaia, sì. E lasciamo perdere. Ho visto che t'ho fregato, ora ti stai zitto. Oh. Sì, perché io poi parto per la tangente. Ecco. Praticamente, vabbè, che fa? Estende solo. Vabbè, per dai, sto arrivando. Va, che tanto a trebbiare scoccia anche a me. Eccomi qua, visto? Arrivo subito. E come. No, vabbè, ti ripeto, comunque poi a trebbiare posso farlo io, non è un problema. Ma questa come. Cioè, come facciamo ad usarla allora così? Non arriva neanche ad altezza del. Buongiorno, Mito. Praticamente devi tagliare per terra e basta. Bello il tronco, Mito. C'è un tronco qui per terra. E mo lo tolgo io. No, vabbè, io comincio a... Ah, sì, questo l'ho buttato io giù perché... Vabbè, questo era quello grande, non lo potevo tagliare con la piccola scorpina. Così, quindi così. Questi che facciamo? Li prendiamo a mano e li cominciamo a buttare sulla cippatrice? Oppure... sì, ma per forza... Abbiamo una pinza? Sì, ma con la pinza ci metti più tempo. Ah, a proposito, ma li devi tagliare a 2 metri, non li tagliare lunghi. Sì, sto vedendo se riesco ad alzare. Ah, sai perché? Perché c'era stupidissimo. No, questo qui non ce l'ha il controllo. Esatto, difatti stavo notando. È un peccato, perché okay, è bella. Ok, il cassone sta sotto. Sì, no, va tranquillo, tanto non butta fuori. Ok, io provo a... mo qua è un problema. Ah, però è divertente, ogni tanto ci sta. Ma perché c'ho l'audio basso? Ah, avevo il mio volume basso, stavo a dire, ma che... Sì, ma io tutte queste... Ma tutte ste cacchio di cose che mi ha fatto comprare Mito, io le voglio togliere. Tutte ste motoseghe, c'è cioè una basta e avanza. Quante ne avete comprate, scusa? Tutte. Quante? Quattro. Mamma mia. Ho chiesto un piccolo regalo, Sì, ma questo sembra che chiede regali. Sì. Adesso da Jakur mi deve comprare... Ma scusa, Mito, ma tutte e tre, non stavi a fare qualcosa te? Sto infilando legna. Ah, ok. No, tu che me lo rubi. No, io non so fare niente, Ti stava fa tutto tu. Ti stava a dire togliti Mito perché non vorrei infilarti il tronco dietro. Eccolo, cosa ha detto? Cosa ho appena sentito? Che io vuoi? Esco. Vai, Maria, io esco. Maria. Che c'è Maria De Filippi qua? Oh sì. Mio Dio, sto lag, raga, purtroppo. Il bello è che pingo 40, ma laggo lo stesso.
Lo so. È la scheda grafica che ti lagga. Ah, sicuro, guarda, faccio a malapena 60 fps, porca miseria, ma che è successo? Il mio tronco che fine ha fatto? Eccolo qua. Ma, madonna, l'ho messo benissimo sto tronco io, eh. Vadi, vadi. Okay. Oggi com'è che si sprecano i doppi sensi? No, non l'ho capito. Oh, perché da solo uno non li può fare i doppi sensi, così sì. Tac. Giacomino, se te togli, sì. Giacomino, che io... Eccomi, io, mi sto dando una spinta, vai. Prego, vai, prego. Vai, io infilare bastone. Eccolo là, è andato, benissimo. No, perché ce n'era uno che era rimasto un po'... Ma vuoi questa, scusa? Ma sì, dai, facciamo un po'... Mi seguivi come... Sì, perché io seguo sempre le ragazze, però tu basta che non parli ti seguo, se parli mi passa la voglia. Ma dov'è che le segui su Instagram? Perché sennò poi disincazza, eh. No. Vabbè, comunque, dai. Oh, peccato che quegli alberi sono grandi, lì ci vorrà la scorpiona. Comunque, vabbè, dai. Ma io sai che faccio intanto che qua siete già in due? Vado a mettere un po' di operai oppure c'è troppo lag poi? Ma non lo so, fa come te pare. Tanto a me mi lagga a prescindere, non è una questione di operai. E allora vado a mettere un po' di operai così si portano avanti con le cose. Aspetta, New Holland finito, può essere che è già finito, ma che ha fatto? È tornato indietro, mio Dio. Vado io, non ti preoccupare. Sto operai, ma guarda, uno non può alzare il braccio, mi tocca tagliare le cose così. Ah sì, perché è impazzito, è tornato indietro. Cioè, ma io dico, ma perché le cose le devono fare così? Ops, ecco. Guarda come si è messo sto tronco. Oh, ma è una roba incredibile. Ma tu, aspetta, volevo farti vedere una cosa, Giacomino. Dimmi. Tu queste cose le sai fare? Che cosa? No, vabbè. Ti sta facendo vedere io non ho parole, io non ho parole. Aspetta, sta facendo vedere il volo. Sì, il volo, proprio loro. Aspetta, Giacomo, togli che mo lo metto io. Vai. Dentro sto tronco, guarda. Sì, mettetelo dentro il tronco. Ho visto come si fa? Vabbè, signori, ma questa è roba da pro. Però sei incastrato qua, Sei incastro rimasto... Faccio tutto poi... io, faccio. Che dici? Faremo con quella paglia, ci facciamo delle balle, forse è meglio. Ma sì, magari appena scorta è utile, boh, non sì, so, no, poi dipende. A prescindere non lo vendo, la paglia non la vendo perché serve sempre. Cioè, ma con scusa, tutti gli animali... Fare le balle, visto che ormai abbiamo il fienile, io gliele butterei nel fienile. Mi sa che c'ha ragione pure sto qua. Cioè, nel senso, avete il fienile per stoccarla? Sì, ce l'abbiamo. Ah, allora. E allora. Sì, c'ha ragione Mito. Se no, dobbiamo sempre andare lì con la benda a prenderlo. Beh, vabbè, certo. Era per fare una cosa diversa. Ma possiamo fare quello che vuoi, tu comandi. Non lo so. Lo ma, sai, ah, lo ok, sai. Facciamo così, ragazzi. Proponete voi, che facciamo la prossima volta con sta paglia? La raccogliamo? Cioè, ci facciamo le balle o la raccogliamo e la mettiamo nel fienile? Scrivetelo voi nei commenti. O gli diamo fuoco. No, poi c'è Mito che si mette a contare chi ha detto più fai balle e chi dice fai... Ok, questo fai... è l'86%, Nick. E allora, aspetta, ci buttiamo un altro albero. Quindi, hai capito, ragazzi? Poi Mito si metterà a leggere i commenti, uno ovviamente, a uno, e segnerà tutti quelli che hanno detto balle, oppure quelli che hanno detto... Mettilo nel fienile, così gli diamo qualcosa da fare a Mito. Grazie. Comunque, lasciamo uno strobolo in descrizione e lasciamo votare gli iscritti, è ovvio. Che cos'è che famo? Facciamo una votazione, uno strobolo, come si chiama? Ah, sì, poi noi queste cose penso non l'ho mai fatte. Sono un nabbo io su YouTube, hai capito? È un sito carino dove tu ci metti le due opzioni e poi alla fine della votazione tutti votano, vediamo chi vince la prossima volta, si fa come dicono loro. Ah, va bene, allora questa cosa devo mettere nella descrizione del video? Lo lasciamo in descrizione, poi ti do una mano io, una cavolata, tanto ho fatto per 5 minuti e ti risolve la vita. Almeno pure loro possono scegliere quello che vogliono vedere la prossima volta. Sta bene, aspetta un attimo, ti stavo a dire... Va bene, quindi ragazzi, in descrizione mettiamo sto sondaggio, non l'ho mai fatto in vita mia. È anche un sondaggio un po' strano, come dire, famo questo, famo quello, però è carino. È un modo per iniziare a fare magari cose diverse. Se tu vuoi provare, almeno è semplice e ti scrolli un po' di... Sì, e perché no? Ok, ragazzi. Fatica d'addosso, dai. Quindi guardate in descrizione, naturalmente in descrizione, ragazzi. Ci trovate anche i link di Mito e Giacomo qua, per quanto riguarda i loro canali, anche se lo dico alla fine, ma... Visto che si parla di descrizione, lo dico anche ora. Naturalmente, ragazzi, lasciate un bel mi piace se volete ancora supportare questa serie che già... 150 episodi, mi pare, ancora... C'è tanto da fare, ragazzi. Tanta roba, Tanto da fare. Ok, benissimo, vediamo... Madonna mia che lag, sono tornato indietro. Vabbè, quasi mi faccio un giro, sì, quando è... Ma non ne arriva più, è finita?
Ah, ok, sta arrivando ora un po', bene. Sì, sì, aspetta che c'è un pezzo incastrato qua, eh. Un attimo okay, solo. Ok, 98%. Non c'è altro? Non arriva? Mido, te ci metti pure tu. Ah, scusami, sto facendo un teletrasporto. A proposito, stavo pensando, ragazzi, pensando, raga, riguardo a Podrak, ragazzi, io Podrak l'ho invitato, ma lui è a scuola attualmente, no? Siccome il signor Poddi si mette a farmi gli scherzi, si mette a dire nei commenti che con me ha litigato quando non è vero, quindi ragazzi, e per Poddi non c'è, io l'ho invitato, ma lui è a scuola, quindi salutiamo Poddi. Ciao Poddi, sei un genio del male. È veramente un ragazzo. Ma che poi è stato ieri con noi in TS. Abbiamo stati pure un sacco insieme. Madonna, è stato con noi in TS a romperci. Però comunque, diciamo che ormai era palese che era una bufala. Dai, su, dai, sì, tutto là. Sì, smentiamo sta cosa. Che... E io intanto ti vendo un po' di cippato. Vabbè, pure lui. Vabbè, ma a me ne guardate il prezzo. Non vorrei che me lo vendi a un euro al chilo. 7,88, tu mi hai detto sopra 700, vendi. Ah, buono, vendi. Guarda, se te butti lì dentro magari vali qualcosa pure te, Mito, vai tranquillo. Vado tranquillo allora. Vai, arrivano i soldi, arrivano pure quelli, arrivano con il lag, pure i soldi. Io sto scaricando la trebbia, così. Oh, buono però, sì, diciamo che i soldi aumentano in modo strano, ma di arrivare arrivano. Quindi, che stava di... Ah, c'ho ancora il prestito da restituire. Quasi quasi, raga, restituiamo ancora di più sto prestito. Tanto però non c'ho niente da comprare. Perfetto, siamo rimasti con 4.500 euro. Però sto restituendo il prestito e va bene, no? E quest'anno con le pecore la lana vale tantissimo, Vale. Questo è vero. Quindi quasi quasi... è la lana il bug di Final Fantasy XVII. Vabbè, mo lui cerca sempre i bug, questo è fissato. Beh, come nel 15 era l'insilato. Facevi insilato, diventavi subito ricco. Beh, comunque, Giacomì, io qua non so quali alberi possiamo abbattere. Ah, ma qui ci sono un po' di alberi che avevo già abbattuto. Ma l'avevi quasi... buttato giù? Okay. Sì, quasi quasi, se da questa parte c'è qualcosa da fare. Arrivo. E là ci stanno un po' di alberi, magari li tagliamo a mano e li buttiamo giù. Tanto le motoseghe sono... Oh, ma che... Ah, stavo a dire, ma che ti mettono avanti? Comunque, stavo a dire, perché tanto alla fine... con quattro motoseghe che abbiamo possiamo utilizzarlo ogni tanto. Ma sì, divertitevi, io sto qui invece al biogas. E vai, gassati, difatti arrivano un po' di soldi. Mazza il lag, raga. Prima mi portano là un gigabit e poi cambio idea. Sogno. Un gigabit solo per nicchie, dai. Anzi, famo 10 gigabit, va, così. Ho capito. Allora ti fai così, una farm. Così mentre farm. No, volevo dire così, mentre Mito è in live io lo addosso. Ah, grazie. Che bello, che persona bella. Oh, però è figo, con la 10 gigabit già puoi addossare tranquillamente, ah. Ma la 10 gigabit non credo che arriverà mai in Italia, non arriverà manco la 1 gigabit, penso, da qua da noi, eh. Lo so, quindi... però anche con la 1 gigabit puoi addossare qualcuno, ce la fai tranquillo. Sì, ma troppa protezione c'è. Ma addossarlo puoi addossare. Ma io parlo di persone, non parlo di siti, aziende, cioè te, Mito, io parlo di te. Io voglio addossare a te. Ma che mi devi addossare? Se c'è un gigabit ti addossavo, cavolo. Ti vengo a casa a prendere. Prima devi sapere dove abito e poi ne riparliamo. Me l'ha detto Podrak. Ah, ok, allora lasciamo stare. Quel disgraziato. Non me l'ha detto ancora, però lo corrompo e me lo potrebbe pure dire. Ah, ma guarda, tu lo corrompi, io lo rompo. La cosa cambia leggermente, però lui si fa male. E Podrak peraltro è l'unico che ha il telefono di Nick, cioè vi rendete conto? No, un po' c'è un po' troppe cose. Ma è giusto, dai. Anche noi, infatti Telegram, ancora non si è fatto Telegram. Senti, non ti lamentare tu, Mito, perché ti abbiamo chiesto che lavoro fai e non ce lo dici, quindi e senti chi parla. Io l'ho detto che lavoro faccio, ho detto prima. Lo so. No, non si può dire. No, non si può dire perché... Cioè, è segreto. Segreto professionale, ragazzi. Io se vuoi lo dico, non ho problemi a dire. No, non lo dire. Ragazzi, non lo chiedete perché... È una cosa brutta, ragazzi. È una cosa brutta che fa Mito. È sicuramente un mestiere che nessuno vorrebbe fare, per cui...
Sì, mo qualcuno pensa, vabbè, sarà, che so, l'agente segreto, no, infatti. No, no. Sì, oh, sì, comunque, sì. Signor Mito, dov'è? Io sono sempre l'insilato, sto vendendo. Ah, ecco, difatti mi stavo a chiedere perché ci stanno due trebbie ferme. Vabbè, ci vado io. Ho sbagliato, ho venduto 622. Ecco, vedi, mo lo banniamo a Mito, che dici? No, perché al finire lo prende 788, ho venduto pochissimo. Ecco, vabbè, vedi, lo devo picchiare. E ho fatto sbagliato, si può sbagliare nella vita. Ma te poi ci hai fatto l'abbonamento, devo dire. Allora, la CR1090 si è incasinata da sola, se tu la vieni a vedere è sulla sì, montagna. Sì, vabbè, non ti preoccupare, io comunque sto scaricando le trebbie, mazza sto lag, raga, ve l'ho detto all'inizio. Quella sul 12, Nick, l'avevo un po' scaricata io, pure. Sì, sta sì, bene. Ma si è incasinata lei. Ah, vabbè, ma sì, il terreno 12 è quello che... Mazza, qua per togliere la motosega ci vuole un'ora con tutte quelle che ci abbiamo, eh? Lo so, ora poi... Ma guarda, quasi quasi le vendo, eh? Ora le vendo tre, così ci togliamo sto problema. Aspetta, com'è che si faceva? Garaggio... Garaggio... Sai che forse non le puoi vendere le motoseghe? Mo te lo sa Dio, lo sai, Nick? Sì, mi sa che... sì, le puoi vendere. Sì? Quale lasciamo? Quella rossa? Sì, mi piace quella rossa. Quella che vi pare... Quella rossa la lasciamo, queste qua le togliamo perché io sinceramente a switchare tutto qua mi scoccio. Questi okay. Sono i regali di Nick, oh, perfetto, poi li toglie. Perfetto. Si vede che te ne fa troppi, Mito. Ma voglio, madonna mia, tac 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 tac, lag te, cos'è quel coso là? Ok. No, dove è andato? Dov'è? Ma dove, cosa è successo? Dove l'ho buttata? Oddio mio. Che volatto. Va bene, ma okay. Lo finisco io il 12, senza problemi. Sì, come no? No, sì, veramente, lo finisco io, sono sulla trebbia. Tagliuzzato. Oh, guarda, st'albero non vuol diventare cippato, vuole essere venduto sano. Beh, c'ha pure ragione, eh. Se a te ti proponessero di essere spezzettato, tu che diresti? Vabbè, però venduto comunque, che cambia. Oh, sai cosa dovete fare? Venire qui dove Poddy ha fatto danno e prendere quegli alberelli che ci sono per terra, così li togliamo dalle scatole. Aspetta, sto facendo una manovra rischiosa. C'ho un problema, c'ho un tronco ribelle. Va bene. Vabbè, ma quanto manca per un altro carico qua di legna? Ma mi sa che ancora. Non lo so, vedi se vuoi salire sul camion un attimo che. Ma tanto sta legna dovrebbe essere così pesante che. Ok, campo 12 finito. Vediamo un po'. 70%. Non ci sono altri alberelli. Vogliamo andare a togliere quelli giù? Magari fai un paio di tagli. Ma dove stanno quelli giù, scusa? Qua al terreno 12 ce ne sono due coricati per terra. Vabbè, allora porta col trattore. Dai, mo te la porto giù io, vai. Sì, sì, che io intanto, lag permettendo, cerco di scendere col camions. Yeppa. Però dove... solo le seghe, perché sono già eccolo coricati. Eccolo con queste seghe, lui. Basta seghe, Mito, basta. Oh, sono già coricati in ecco, campo, vedi, gli alberi. Mo abbiamo detto che lavoro fa Mito. Sì, cosa faccio? Cioè, va bene, ma lasciamo perdere perché poi riparto di nuovo. Io non posso dire niente, Nick mi proibisce di dire delle cose. Sì. Sono costretto a essere una brava persona. Ma quello, perché lui, quello capito? Tra l'altro è Pioppo o Pino, quella roba, è Pino. Ma che se ne frega, basta che viene cippato. No, per capire quanto danno aveva fatto Poddy, ecco. No, no, là. No, questi non sono Pioppi, i Pioppi sono più piccoli. Sì, i Pioppi okay. Sono minuscoli, sono tipo grano. No, no, per capire quale aveva tagliato, l'ho visto, adesso l'ho visti che sono abeti. Guarda, ci stanno, lui ha buttato giù anche gli alberi dalle pecore, mi pare che l'hai visti. Vieni, mettiti tu da qualche parte, Giacomo, perché io mi metto dietro di te. Ma guarda, se ti sposti un aspetta, po' passo io perché... Aspetta Giacomo che ha detto che si mette dietro di te, io non sì, mi fiderei. Sì, ma quello è il senso di colpa, perciò sbagli a parlare. Perché vedi che a lui tanti regali, io c'ho il trattore dei puffi e non tira niente. Quindi, mettiamocelo qua. Vai Mito. Sì, sì. No, come l'hai messo però, speriamo che ci stia. Ma sì, vai tranquillo, ci va. Ma ci. Aspetta, questo l'hai tagliato, no? Noppe, io sono arrivato adesso, caro. Guarda, ce la dovresti fare, Mito, perché era partita. No, perché c'è una cosa, c'è... Ah, ok, buona, perfetto. È un gradino, tipo... Mazza, no? C'è Mito che non vedo l'ora di tornare a fare il suo lavoro, quello brutto. Guarda che lo devo dire poi se continui, perché sennò chissà cosa pensano. Beh, oh, tanto quello che ci fa brutta figura sei te, mica io.
Ma è un lavoro come un altro, insomma. Ok. E dai, prendi questo tronchettino qua. Vabbè, basterebbe dire Mito fa il lavoro più vecchio del mondo, va, ho detto tutto. Ma non è vero, ma cosa diciamo? Che poi ci credono e ti tempestano sotto ai commenti. Oh, d'altronde gli piace fare il pane, capito? Sì, il pane. Il filone vado a fare, vabbè, va. Vai a scaricare che è pieno qui il camion. Oh, finalmente, va, basta dire fesserie ora però, raga. Poi magari è vero, chi lo sa, lo dice lui, però io che ne so. Vabbè, comunque io vado, va. No, non buttarne più, Jakur, perché se si riempie la gente sparisce. No, se no. Si sposta non scarica, eh? Sì, no, non scarica. Vabbè, poi dopo pensa a Dio. Comunque, ma qua c'è un ciuffo rimasto, io non l'ho capito. Guarda questo terreno, Ecco, bravo, fammi da peso, Mito, grazie, grazie. Vai, Nick, più a destra, più a sinistra. Ah, non è così che si fa. No, non è così okay. Che si fa la tua marcia. Vendo! Te ne stai andando, Jakur. Noi intanto no, mi sono fermato di nuovo, vai. Ole, arrivano i sordi. Restituiamo completamente il prestito. Ole. Perfetto, ragazzi, non abbiamo più un prestito. Abbiamo anche un po' di soldi adesso, finalmente. Oh, ma che è sto tronco messo qua? Da dove è uscito? What? Perché? Madonna, ci siamo dimenticati di sto coso. Portalo di là. Aspetta, se lo butto in acqua mi pare che va bene lo stesso. Ma buttalo nel carro, poi lo prendiamo e lo cippiamo, no? Ma no, ormai lo butto in acqua. Ah, tu per venderlo direttamente, ma sì, ma in effetti. Aspetta, venga, ragazzi, venga. Guardate tutti insieme a portare il tronco. Questo sembra un pastello della Giotto, guarda. Vai, rotolarro. Disgraziato. Vai. Ok. Ma ha dato soldi, manco l'ho capito. Vabbè. Secondo me no. Vabbè. Comunque, ragazzi, noi ci fermiamo qui con questo gameplay. Speriamo che vi sia piaciuto. Naturalmente, ragazzi, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace se volete supportare questa serie. Intanto notate Mito che si lava. E quindi quindi, ragazzi, in descrizione vi lascio naturalmente i canali di Jakur e di Mito. Vi salutiamo, ragazzi, ciao alla prossima. Ciao a tutti.